Anche Nicosia ha ospitato nella mattina del 24 agosto la tappa dell'Appennino Bike Tour, un cicloviaggio in 42 tappe dalla Liguria alla Sicilia. Intorno alle 10 di mattina sono giunti in città e si sono soffermati per circa una mezz'ora in piazza Garibaldi alcuni atleti locali dell'Associazione Ruota Libera insieme ad altri ciclisti provenienti da Capizzi. A Nicosia è giunta la 41esima di 42 tappe complessive. Quella del 24 agosto è lunga 60 km e si concluderà a Petralia Sottana nelle Madonie. Il tour è stato accolto dall'assessore allo sport del comune di Nicosia, Ivan Bonomo. Più tardi ha raggiunto la carovana anche il sindaco Luigi Bonelli. Gli ospiti hanno potuto degustare il nocattolo, tipico dolce nicosiano, gentilmente offerto da una pasticceria locale. I ciclisti hanno proseguito la loro tappa in direzione Sperlinga, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana e l'arrivo a Petralia Sottana. Il tour si concluderà domani 25 agosto con l'arrivo ad Alia in provincia di Palermo dopo 42 giorni, 2611 km che hanno toccato 14 regioni e 298 comuni. Abbiamo sentito Enrico Della Torre, presidente dell'Appennino Bike Tour. Siamo alla penultima tappa del giro, il giro dell'Italia che non ti aspetti, Appennino Bike Tour, partito il 15 luglio dalla Liguria, da Altare, e che terminerà domani ad Alia. Sono ben 296 comuni che abbiamo attraversato, 42 tappe, questa è la tappa 41, e 25 i parchi regionali e nazionali che sono stati attraversati lungo il percorso. Un progetto che nasce con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso il turismo ecosostenibile, e nasce proprio la riscoperta di questi borghi, di queste tradizioni dell'Appennino, e in modo particolare attraverso il cicloturismo andiamo ad attraversare delle strade che sono delle vere e proprie ciclabili naturali. E quindi questo progetto, promosso dal Ministero dell'Ambiente e da Confcommercio, vuole fare riscoprire questi territori. È un anno zero, un inizio, un'iniziativa che è stata molto partecipata lungo tutto il percorso e che vede protagoniste le istituzioni, le prime a salire in sella. Infatti stiamo portando il drappo tricolore tappa a tappa, proprio con l'obiettivo di unire l'Italia da nord a sud attraverso la dorsale appenninica.